Non provate a nominare Manuel Turchi a tifosi, dirigenti o giocatori del Novara, vi potrebbero guardare male. L'esterno è ufficialmente bestia nera dei piemontesi con il gol, il terzo consecutivo agli azzurri, siglato a 3 minuti dal 90esimo. Turchi, che si conferma agente speciale per i minuti finali, un successo esaltante al culmine di una gara complicata, equilibrata ma risolta con pazienza da una Virtus che Baroni a inizio gara propone con tante novità: Ferrario al centro, Aquilanti e Amenta terzini, Gatto nel tridente con Falcinelli e Di Cecco. Aglietti, 7 punti in 3 gare da quando è tornato sulla panchina del Novara, preferisce Lazzari a Gonzales e Lepillet. Sansovini e Manconi a completare il tridente. In mediana out Buzzegoli, Faragò e Katidis, spazio a Genevieve e Marianini. La Virtus bussa subito al settimo con il colpo di testa di Ferrario su azione d'angolo, ma la partita si incanala ben presto sul binario del grande equilibrio, che si rompe al 28esimo quando Paghera imposta la ripartenza a Frentana, Novara piazzato male e Gatto lesto ad approfittarne con la sua velocità e dribbling, e poi destro incrociato imparabile per Kosicki. Primo gol rosso-nero per Leonardo Gatto, che si becca anche un giallo per eccesso di esultanza sotto la curva. Un minuto dopo Lanciano vicino al raddoppio sul tiro cross di Büchel con deviazione non ravvisata dalla terna arbitrale. La reazione del Novara prende forma col tentativo dell'ex pescarese Crescenzi al 35esimo, quindi al 44esimo, quando Lambrughi pennella dalla sinistra per l'incornata centrale di Marianini bloccata da Sepe. Dopo l'intervallo Aglietti dà più peso all'attacco, Rubino per Manconi, Baroni passa dal 4-3 al 3-5-2 con De Colla al posto di Ferrario non al massimo. La mossa azzeccata è quella ospite, perché dopo il destro di Casarini che cerca l'Eurogol, al settimo il Novara perviene al pari, punizione di Genevieve, Sepe esce ma resta a metà strada, Rubino sorprende tutti e scavalca l'estremo di casa, 1-1 e gol storico per Raffaele Rubino, che con 87 gol in maglia azzurra scavalca la leggenda Silvio Piola. Per la Virtus tutto da rifare, Casarini impegna Kosicki dalla distanza, l'ex bolognese però accusa problemi inguinali ed è costretto al cambio, Baroni sceglie Comi e torna al 4-3 dopo appena 12 minuti. Il Novara si copre bene e lascia poco ai rossoneri, che hanno il merito di non disunirsi e non farsi prendere dalla frenesia. Al 37esimo gran stacco di Comi sulla rimessa di De Col fuori di un soffio, un minuto dopo la replica del Novara con Lanner, Sepe blocca in due tempi. Nel frattempo sono entrati anche Turchi da una parte, Gonzales e Lepillet dall'altra, stavolta la mossa azzeccata è di Baroni, perché a 3 minuti della fine Büchel va al cross dalla destra ed è perfetta l'incornata all'incrocio di Manuel Turchi, parte la mitraglia in campo col Pancione, anche la presidentessa Valentina Maio ad esultare per la terza prodezza in campionato del marito, che manda in visibilio il Biondi. Novara al tappeto e poco ci manca che Falcinelli non coroni un'altra buona prova con il gol che tanto servirebbe al morale. Kosicki non è d'accordo, ma poco importa, perché la Virtus aggancia l'Empoli al secondo posto e per la prima volta anche Baroni e la dirigenza davanti a telecamera e taccuini non riescono più a parlare di salvezza. Inizia una nuova fase della stagione e il bello forse deve ancora venire.